Due squadre raggruppate a quota 11 nella classifica del girone B del campionato di seconda categoria. Mogliano, padrone di casa in maglia rosso-blu, in maglia bianco-verde, gli ospiti del Po Bandino. Gara subito vibrante perché dopo 3 minuti arriva il gol del vantaggio. Eccolo qua con questo bel destro da parte di Cesarano che lascia di stucco il portiere degli ospiti Orazzi per il vantaggio appunto dei padroni di casa. Ma 5 minuti dopo arriva il anzi 10 minuti dopo arriva il pari degli ospiti, controlla di a poco difettoso in uscita da parte del portiere dei padroni di casa e sotto misura Bianconi e sotto misura il gol del pareggio di Ascioli. Sull'altro fronte siamo al 30esimo, la palla si impenna, poi c'è il rinvio della difesa, guardate che buona opportunità per il padrone di casa, poi è molto bravo Orazzi ad alzare sopra alla traversa. E sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva proprio alla mezz'ora il vantaggio, eccolo qua, nuovo vantaggio della squadra di casa con Arboleda, dunque Mogliano 2, Po Bandino 1. È anche il risultato col quale si chiude un primo tempo nell'intervallo salutato da un bellissimo arcobaleno. Inizio ripresa, punizione, rimane di stucco il portiere di casa e già al quarto Tascini fa 2-2. Ma non è finita certamente qui la fiera degli episodi e dei gol, perché viene concesso un calcio di rigore alla formazione ospite. Su questa conclusione c'è un fallo di mano, probabilmente così lo interpreta il direttore di gara, va a segnalare il penalty tra le proteste immancabili e sul dischetto si presenta Ascioli e firma dunque la sua doppietta personale, anche il sorpasso degli ospiti, 2-3 quindi il punteggio. Ma non è finita perché mette doppiamente il naso avanti il Po Bandino, lancio lungo, apre il piattone destro Crescenzo e fa 2-4 tra l'esultanza del pubblico ospite. Perde un po' la testa la squadra di casa, calcione rifilato da Cesarano al proprio avversario, doppia ammonizione ed espulsione per il numero 9 di casa. Ma è un ottimo sussulto di orgoglio la formazione rosso-blu quando prima colpisce il palo con questo sinistro da parte di Ferretti e poi ottiene il gol del 3-4, purtroppo del tutto platonico, con il gol di Coluccia neo entrato, dunque finisce con la vittoria del Po Bandino per 3-4, Po Bandino che adesso è al quarto posto in classifica. E siamo partiti ottimamente, una buona fase di pressing, siamo riusciti ad andare in vantaggio, dopo purtroppo un individuale abbiamo preso il pareggio e niente, la partita si era approcciata nel modo giusto, eravamo compatti, presi, il primo tempo si è chiuso in vantaggio, dopo nella ripresa su una posizione loro hanno pareggiato e dopo un po' di fortuna pari traverse. Questo è il calcio, loro sono stati più di noi, hanno sfruttato tutte le occasioni che gli sono capitate. Ma sinceramente all'inizio abbiamo il gol presso, ci ha subito messo in difficoltà, avevamo preparato la partita in un determinato modo, qualche problemino il gol subito ci ha dato fastidio, però piano piano, minuto dopo minuto abbiamo raggiunto il pareggio, poi loro abbiamo un altro errore tranquillamente evitabile da parte nostra, abbiamo subito il secondo gol. Poi il secondo tempo penso che non c'è nulla da dire, nel secondo tempo siamo stati superiori, magari anche i cambi ci hanno dato una mano, quindi penso che è un risultato molto molto positivo per noi, soprattutto in questo derby.